Ciao a tutti, bentrovati a questa ennesima parte del nostro Max Payne. Eravamo arrivati a questo punto e i titoli non erano certo incoraggianti. Che arma c'è davanti? Vita. Qualcuno di ben più misterioso. L'intero edificio era imbottito di esplosivo. Dannazione! Dannazione! Telefono nella hall iniziò a suonare. Poteva essere un semplice sballato in cerca di una dose, ma si rivelò qualcuno di ben più misterioso. Sto parlando con il signor Payne. Chi vuole saperlo? Il mio nome è Alfred Woolver. Deve muoversi. La polizia sta per arrivare. Dimmi qualcosa che non so. Sanno che si trova lì. Davvero? E tu come lo sai? La contatterò nuovamente. Arrivarono i poliziotti con il loro coro assordante di sirene spiegate. Avevo pochi minuti prima che la squadra della SWAT facesse irruzione nell'edificio, pochi minuti per sparire dalla circolazione. Max Payne, qui parla il vice procuratore Jim Bravura della polizia di New York. Deponi le armi e vieni fuori con le mani alzate. Qualcuno aveva lasciato una lettera sul balcone. C'era una chiave sullo scaffale. Tutto iniziava ad avere senso, le bombe e l'apparizione del capobanda russo in persona. Gognetti non si smettiva mai, tante parole, niente fatti. Dopo il nostro attacco, ai russi non sono rimasti che un paio di uomini, che possono anche essere comprati. Avranno il coraggio di tentare qualche scherzo. E invece i russi di fegato ne avevano da vendere.
Una cosa era sicura, a forza di tirarla, prima o poi una corda si spezza. Caro Max, dai, che sennò ti vengono a prendere gli SWAT. Andiamo. Porta, c'è solo questa. Siamo sempre nella parte 1, il sogno americano, capitolo 5, la parola alle armi. Ok, qua ci troviamo probabilmente nell'edificio che poi dovremo scappare. Questo sarà... però giocano pesante i nostri amici. E io ho giocato da Canyon. Devo fare il saltino, ecco. Ok Max, ora attenzione, qui sono dei gran matti. Andiamo a prendere. Si è saltato raramente in questo gioco, quindi anche mi sono anche dimenticato come farlo. Cari amici, mi sono lontano, resta per voi. Vediamo da dove si può scappare. Perfetto. Capitolo 6, l'unica strada alternativa. Le bombe avevano fatto saltare le scale che conducevano all'ufficio del Nilo. L'unica strada alternativa era passare dal tetto. Proprio così, è la fine del mondo, così come lo conosciamo noi. Non mi sento bene, anzi, non sento quasi più niente. Mi si stanno congelando le chiappe. Allora, qui si salta. Vabbè, questa stavolta le lasciamo in vita. Per arrivare sul tetto dovevo prima raggiungere l'ascensore al di là di una porta sbarrata. Consegna pizze. Non ti ho mai visto prima. Sparisci, buffone. Ba-ba-d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 a-
Conosci Pagliacci alla lavanderia? Io? No. Allora non mi sei di alcuna utilità. Cosa? No, 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 la lavanderia. Certo che li conosco. Portami là. Ok, ok. Lo stress mi stava schiacciando. Avevo commesso un errore a cui non sarei mai riuscito a rimediare. Ah, ecco, questo non si può uccidere, bene. Bisogna lasciarlo in vita. Le bombe avevano fatto saltare le scale che conducevano all'ufficio Turbino. L'unica strada alternativa era passare dal tetto. Però non mi puoi far fare tutto accidenti. Domani. È come se lo spazio ci stesse inglobando. Vabbè. Proprio così. È la fine del mondo. Così come lo conosciamo noi. Non mi sento bene. Anzi, non sento quasi più niente. Mi si stanno congelando le chiappe. Ma per arrivare sul tetto dovevo prima raggiungere l'ascensore al di là di una porta sbarrata. Vabbè, ok, quindi il giro porta qua, dobbiamo per forza andare di qua. No, non sparare, io! Conosci Pagliacci alla lavanderia? Io? No! Allora non mi sei di alcuna utilità. Cosa? No, 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 la lavanderia! Certo che li conosco! Portami là! Ok, ok. Presumo che debba tornare giù e fare tutto il giro, credo. Andiamo a vedere. Io uccido. Socia, come sei stato lungo. Capitolo 6, una guerra personale. Io direi che per questo video ci possiamo salutare qui. Per il prossimo aprite, devo entrare, svelti, facci piano, video ripartiremo da qua. John Key, ciao a tutti. Okay, John, ciao, ciao, ciao. Max Payne è sempre più in forma. È una tappa.